La Divina Commedia non è solo la prima grande opera scritta in volgare, ma è un'opera che assume un'immensa importanza di un grande classico del pensiero umano. Colgo l'occasione del Dante D per condividere con voi alcune riflessioni sull'opera dantesca. L'opera fu scritta in un'epoca in cui i rapporti tra Oriente e Occidente, e gli scambi e gli intrecci tra questi due mondi erano molto più fitti e attivi di quanto si possa immaginare. Un'epoca in cui le sfere mistiche di Oriente ed Occidente hanno scritto dei capitoli luminosi della letteratura umanistica e spirituale, con una grande comunanza di sguardo verso lo stesso orizzonte. Un'epoca in cui è esistito un ordine di poeti cavalieri che portava il nome dei Fedeli d'amore, dei quali facevano parte Dante, Cavalcanti, Petrarca e tanti altri, che manteneva in segreto vivi i rapporti tra Oriente e Occidente, andando contro il volere del potere della Chiesa, il potere temporale della Chiesa. E proprio in questa caratteristica dell'epoca, che ai giorni d'oggi potrebbe sembrare alquanto bizzarra e improbabile, vorrei proporvi questo mio contributo al Dante D. Proponendovi alcuni tratti di somiglianza molto interessanti e curiosi tra la Divina Commedia e un libro misterioso che proviene dal mondo arabo che si chiama Kitab al-Mi'raj, il libro della scala che narra dell'ascesa del profeta Maometto in cielo. L'originale arabo del libro purtroppo è andato perduto, ma il testo è giunto in Europa tradotto dallo spagnolo in spagnolo dal medico ebreo Abraham al-Faqih, scrivano di Re Alfonso X di Castiglia, intorno al 1264, e successivamente tradotto in latino da Bonaventura da Siena. Uno dei maestri di Dante fu Brunetto Latini. Brunetto Latini poté acquisire a quell'epoca molto della cultura, del sapere, della cultura islamica. E quasi certamente ebbe modo anche di trasmettere questo sapere al suo discepolo Dante. Ora vi leggo alcuni versi del libro della Scala, giusto per farvelo un po' conoscere. Il racconto di Al-Mi'raj, o meglio, il viaggio notturno del profeta attraverso il cielo fino al trono divino. Gabriele mi prese per mano e mi condusse fuori dal tempio e mi mostrò una scala che scendeva dal primo cielo fino alla terra su cui mi trovavo, e quella scala era la cosa più bella che si fosse mai vista. I tratti di somiglianza tra il libro della Scala e la commedia dantesca risultano innumerevoli e riguardano sia i singoli episodi, sia l'idea organizzativa del poema. La struttura dell'inferno, ad esempio, presenta notevoli analogie con l'inferno islamico del libro della Scala, dove si trova una precisa partizione dell'inferno, anche in rapporto ad una classificazione dei peccati. L'idea di un'influenza islamica sulla commedia dantesca è stata accolta con molta resistenza in Italia per tutto il Novecento. Quando nel 1919 fu pubblicato lo studio dell'orientalista spagnolo Miguel Asín Palacios, un sacerdote cattolico professore di arabo all'Università di Madrid, sui rapporti tra Dante e l'Islam, dal titolo L'escatologia musulmana nella Divina Commedia. L'ostilità dei dantisti e dei romanisti italiani fu pressoché totale. Il testo di Palacios è stato tradotto in italiano solamente nel 1994, cioè 75 anni dopo la sua prima pubblicazione in spagnolo. Vi riporto alcune corrispondenze tratti da vari commenti alla Divina Commedia, in cui si rifà dei riferimenti molto curiosi al libro della Scala. Ad esempio, il quarto canto dell'Inferno, dove l'onore assegnato nel limbo a Dante e Virgilio da parte dei poeti della Bella Scuola, Omero, Orazio, Ovidio e Lucano, richiama un passo del libro della Scala, dove Maometto, il profeta Maometto, viene onorato dai profeti biblici nel Tempio di Gerusalemme. Maometto riceve in quella circostanza l'investitura di profeta, mentre Dante, nella Divina Commedia,
riceve l'investitura di poeta. Ecco il passo del libro della Scala. Dopo essere entrato con Gabriele nel tempio, ecco che io, Maometto, vidi nel suo interno tutti i profeti che Dio aveva fatto uscire dalle loro tombe, adunandoli lì affinché mi onorassero. E ancora il canto 31° dell'Inferno, Dante nel pozzo che collega l'ottavo cerchio al nono, descrive il gigante Efialte che sfidò Zeus, che adesso è incatenato, impossibilitato a muoversi, e il Tenea Socinto, dinanzi l'altro e dietro il braccio destro, d'una catena che il teneva avvinto. La posizione di Efialte è identica a quella di Satana nel libro della Scala. Nell'istante stesso in cui disubbidì, cioè Satana, a Dio, gli angeli buoni precipitarono lui e i suoi dal cielo e poi lo presero e lo legarono con catene di ferro, una mano davanti e l'altra dietro, e in modo simile ai piedi. Poiché i giganti sono un'anticipazione di Lucifero, è possibile che la posizione incatenata del Satana, nel libro della Scala, abbia contribuito come suggestione di contorno alla raffigurazione dantesca. E passiamo ancora al Paradiso, al canto 29° del Paradiso dell'opera dantesca. Troviamo descritto da Dante l'aspetto esteriore degli angeli. Le facce tutte avevano di fiamme viva, e le ali d'oro, e l'altro tanto bianco, che nulla neve a quel termine arriva. I due elementi sono tra loro incompatibili, eppure associati alla figura angelica, fiamma e neve, e presente nel capitolo 9 e 29 del libro della Scala, dove viene descritto un angelo la cui figura, fuoco e neve, coesistono senza adunarsi null'altra. Vidi un angelo di fuoco e di neve, ma era fatto in modo tale che il fuoco non scioglieva la neve, né la neve estingueva il fuoco. Le suggestioni, queste suggestioni, questa affinità e similitudini tra l'opera dantesca e il libro della Scala sembrerebbero all'apparenza molto distanti, ma mi riportano alla mente alcune considerazioni sul concetto di purezza, propagandato e sventolato da alcuni pescatori nelle acque torpide, come l'idea sulla quale basare lo sviluppo di una civiltà, spacciando l'altro per il nemico. Ebbene, io penso che non può esserci un'idea più stupida e banale. E ricordiamoci sempre che ogni volta che si è voluto inseguire quel nefasto sentiero, l'umanità ha scritto i capitoli più tristi e più bui della propria storia. La civiltà è un agire circolare, connesso ed umano. E mai come in questo momento ci torna fondamentale questo concetto. L'umanità intera è minacciata da una terribile pandemia, ha il dovere di fare circolare i saperi, connetterli, di far fronte unico per sconfiggere questo nemico invisibile. Salam aleikum.